Di fronte a questi morti c'è una sola persona che può parlare, l'unico sopravvissuto a questa strage. È un italiano, il suo nome è Graziano Udovisi, noi lo abbiamo trovato. Eccolo, lo vedete in queste immagini familiari girate dalla nostra troupe guidata da Marco Dolcetta, che era in contatto con lui da diversi mesi. Udovisi era un rappresentante della milizia italiana a Trieste, attualmente è un maestro elementare in pensione, è lui stesso che ha deciso di raccontarci la sua storia. Eravamo in un campo di concentramento, in un gruppo di 15 o 16 persone, ancora nuovamente legate con i fili di ferro e accostate a due e ancora legati gli avambracci vicini, siamo andati e ci siamo portati verso Barbana. In questo cammino i nostri accompagnatori, la pattuglia che ci portava, che ci accompagnava, che ci trasferiva, e beh, persone giovani si sono divertite un tantinino a farci mangiare pezzi di carta, a voler a tutti i costi che mangiassimo e deglutissimo dei sassi, e si divertivano ogni qual tanto a spararci con i fucili vicino alle orecchie per vederci sobbalzare. Digiuni da Barbana abbiamo attraversato una zona chiamata, chiamata Arsia, e lì c'è stato un cambio di pattuglia e siamo stati messi in mano a dei giovani croati. Fin qui la prima parte dell'Odissea di Graziano Udovisi. È nelle mani dei giovani croati, non ha informazioni né contatti con l'esterno. Teme fortemente per la sua sorte, una sorte incerta, come incerto è lo scenario nel quale bisogna inserire questi fatti. E lì ho visto delle cose veramente brutte. Persone che non conoscevo, ma sicuramente combattenti, anche loro come lo sono stato io, fatti correre da una parete all'altra con la testa bassa, spaccarsi la testa contro questo muro, svenire a terra ed essere richiamati ancora con secchi d'acqua rovesciati addosso, oppure con punta di baionette, oppure con calci. Siamo stati separati in due gruppi. In uno erano i cosiddetti renicoli, cioè coloro che dal Regno d'Italia erano stati o trasferiti oppure mandati nel nostro reggimento. E per lì, a distanza di tempo, seppi che erano stati anche rispettati, seppure messi in campo di concentramento. Da parte nostra invece nativi, più tardi, un pochino più avanti, ci dettero un epiteto non certamente gradito: traditori, traditori della patria Jugoslavia, quella che noi non abbiamo mai conosciuto perché siamo nati sotto l'Italia, verso ora tarda. Mi hanno chiamato fuori, portato in una stanza. Non ho subito interrogatorio, ma un uomo grande, grosso, gigantesco, erculeo, una faccia che forse potrei riconoscere vedendo qualche fotografia, ma 45 anni sono passati e certe cose meglio forse manco ricordare. Quest'uomo venne vicino a me e cominciò subito, a mani libere, a picchiarmi. Ad un tratto sentii una voce urlare: maledetti, in piedi! E aprendo per quanto mi era possibile gli occhi, guardai gli altri e vidi delle schiene come fossero dipinte di rosso. Era sangue, sangue vivo che sgorgava ancora. Per Graziano Udovisi sembra giunta ormai la fine. Il suo corpo è lacerato dalle tante ferite inflitte dalle torture ripetute e continuate. Lui si rende perfettamente conto che sta per morire. E sta per morire in un modo tremendo. È legato ai compagni da un filo di ferro.
Dopodiché ci fecero avanzare, ci portarono fuori da questa che considero una ex caserma e ci fecero attraversare la strada dall'altra parte. Ci portarono per non so quanto, qualche chilometro, lontano. Ricordo questi rovi, le spine che penetravano dentro questa carne dei piedi non abituata a camminare su una strada impervia, le puntaguzze dei sassi. Sono caduto anche perché avevo il grave peso da trainare dell'amico che era svenuto e che sicuramente l'avrò soffocato. Arrivò quasi un ordine liberatorio, alt, ferm. Rimanemmo lì ansanti, storditi, in piedi. Non so perché, mi guardai attorno, quasi non vidi nulla. Ma poi, abituati gli occhi, ecco lì una fossa, una buca grande, enorme, e capì dove eravamo. Ecco, la foiba divina è stata richiamata prima che nel 43 fu l'inizio di tutto quanto questo massacro, questa era quasi uguale. Noi eravamo sull'orlo di questa buca enorme, di questo inghiottitoio. E ripensando appunto a quei corpi che avevo visto a Vines così straziati, terribili, terribilmente e orrendamente mutilati, mi sono detto no, non voglio prendere nessun colpo di mitragliatore, di fucile o di pistole, e quando una voce urlò in slavo, Smrt fascismo, sloboda narodu, morte al fascismo, libertà ai popoli, il crepitio di mitra cominciò. Ma io immediatamente mi gettai dentro a questa voragine, piombai sopra un alberello che sporgeva, ma tutti quanti precipitammo. Mi trovai in un momento dentro l'acqua. Non avrei mai immaginato che sotto ci fosse quest'acqua. Ed è stata quella che forse mi ha salvato, in quanto che il sangue che usciva e che era intorno a questo filo di ferro è diventato quasi una specie di saponaria, e da parte mia, già da prima, quando camminavo per essere portato verso questo luogo infernale, avevo cercato di divincolarmi in tutti quanti i modi. Il filo di ferro che era sceso e che forse aveva allargato qualche maglia, non so che cosa sia successo, quando poi sotto riuscì a liberarmi una mano, ma vidi che potevo tornare a galla, perché anche quell'altro pezzo di filo di ferro era spezzato. Ma mentre cerco di annaspare per poter anche arrivare presto a galla, per poter respirare, la mia mano ha incontrato un qualcosa come se fosse una zolla d'erba. Ok, questa zolla d'erba, che non era una zolla d'erba, erano capelli. E questi capelli li presi con me e tirai con me. Un altro lo portai su con me, con Nini Raddecchio Giovanni, detto Nini. Attendemmo tutto il giorno e decidemmo di uscire.